Oggi vi spiegherò come scrivere un salvataggio di un qualsiasi modello Hytera, tranne che la versione 300, su un altro qualsiasi dispositivo Hytera. Lo stesso procedimento è da applicare qualora si incontri l'errore che impedisce di scrivere un file scaricato, ad esempio, o proveniente da un'altra radio, su quella desiderata. In questo caso porterò il salvataggio di un portatile 785 a un altro portatile 785 incompatibile. Facciamo subito una dimostrazione di che cosa è il problema. Io apro il salvataggio che voglio scrivere, la mia nuova configurazione. Controllo che ci siano tutti i canali, che ci siano tutte le zone, vediamo subito. Voilà, c'è tutto, è quello che voglio scrivere. Se provo a scrivere sulla radio, mi dice che il modello è differente, va benissimo, ma non posso oltrepassare questo genere di errore. Benissimo, andiamo a risolvere questo problema. Per prima cosa ci servirà un dump, ovvero un salvataggio della configurazione attuale della radio. Per fare questo non serve altro che eseguire un read. Praticamente importiamo nel computer la configurazione attuale della radio. Non importa se questa configurazione contenga già dei canali. Una volta letto la configurazione, dovremo salvarla. Andremo quindi a salvarla, ad esempio, sul desktop, come vecchia configurazione. Questo qui ci servirà semplicemente per eseguire il trick e quindi far mangiare la nuova configurazione sulla radio. Ecco qua. Abbiamo i due nuovi file. Quello della configurazione attuale, che non ci interessa, e quello che per intanto non funziona con la nuova configurazione. In questo momento ci servirà un programma, un lettore esadecimale, va bene qualunque, e nel mio caso ho preso Hex Editor MX. Lo si trova gratuitamente e il link per il download lo trovate nella descrizione di questo video. In Hex Editor dobbiamo aprire inizialmente la vecchia configurazione. La vecchia configurazione ci interessa solamente nella porzione dei primi 400 byte. In sostanza noi dovremo copiare, quindi selezionare tutto il contenuto delle prime 390 righe. Ecco qua. È molto importante che si selezionino dalla prima all'ultima. Dopodiché ci servirà semplicemente copiare questa cosa qua, e non ci servirà più la configurazione precedente. Ora andremo a leggere con il lettore esadecimale la nuova configurazione, quella che dovremo inserire sulla radio. Trasciniamo, eccola qua. Anche in questo caso selezioneremo la prima porzione dei primi 400 byte, quindi fino alla riga 390, eccoci qua. E una volta selezionati non ci resterà che eseguire incolla. Praticamente abbiamo sostituito i primi 400 byte dalla versione originale, attuale, al file di configurazione che vorremmo scrivere. Basterà semplicemente salvare e quindi nel nostro CPS riaprire il file che abbiamo appena modificato, quello della nuova configurazione, quello della configurazione che scriveremo sulla radio. A questo punto non ci resta che provare a scrivere sulla radio. Come vedete, questo trick del cambio dell'header dai file precedente, attuale, a quello nuovo, ha permesso di scrivere sulla radio, nonostante il file non provenga dalla stessa tipologia di radio, o non sia 100% compatibile. Questo trick è anche molto utile per chi, come me, ha acquistato due modelli di 785 da due rivenditori differenti. Spero di esservi stato utile. Per ogni commento o suggerimento vi invito a scrivermi. Grazie e alla prossima!